Ehi, salve a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi andremo a scoprire la nuova applicazione Clips, rilasciata proprio ieri da Apple. Ed eccoci qui signori, questa è l'applicazione Clips, questa è l'icona. Prima di iniziare vorrei fare un brevissimo appunto. Apple, la fantasia nel creare le icone, cioè ce l'hai proprio in maniera assurda. Cioè non so se mi spiego, aspettate che non riesco a prendere l'app. Cioè guardate, la fantasia nel creare le icone Apple. Comunque, allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Cos'è Clips? Intanto vi spiego brevemente cos'è Clips. Clips è praticamente un'applicazione che ci permette di creare dei videoclip brevi, lunghi, eccetera, da inviare sui social network, che siano Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e tanto tanto altro. Ma andiamo a provarla insieme oggi per vedere tutte le funzionalità. Si possono creare video anche tramite delle foto, delle slide di foto. È una sorta di iMovie modificato per i social network. Ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora, intanto questa è la schermata principale. Come potrete vedere, mi vedrete in questo momento. Perfetto. Allora, tieni premuto per registrare. C'è un tastino bello grande rosso che adesso andremo a utilizzare, oppure c'è switchando verso destra la sezione verso sinistra, perdono, la sezione foto. In altro modo potremo andare su libreria e prendere le nostre foto o video preferiti per creare il videoclip. Allora, intanto andiamo su foto, proviamo a scattare una foto. Ok, si attiva anche il flash. Io la sto provando con voi in questo momento, non l'ho ancora provata, quindi perfetto per voi. Ok, ci dice di ripetere l'immagine, quindi potremo scattare nuovamente una foto. Scattata una volta la foto, tieni premuto e aggiungi la foto. Quindi teniamo premuto e mettiamo la foto in base a, che ne so, quanto tempo vogliamo che venga inserita. Cioè i secondi della foto. Quindi premendo play ci fa vedere per un tot di secondi che noi abbiamo scelto di far visualizzare la foto stessa. Quindi ottimale. Andiamo sulla sezione poi video per aggiungere un breve video, ad esempio. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Io sono Mirko e benvenuti in questa videoprova di Clips. Finito ovviamente questo, ci farà vedere all'interno della clip i primi secondi dell'immagine. Successivamente ci farà vedere il video che abbiamo appena creato. Ve lo faccio appunto vedere. Eccolo qui, te lo sta facendo vedere. Non so se l'audio si sente perché ho collegato il tutto, ma diciamo che è questa la cosa. Poi ovviamente possiamo girare la fotocamera e inquadrare qualcos'altro, in questo caso il mio Mac, eccetera eccetera. E nella sezione microfono possiamo disattivare o attivare il microfono qui accanto al tastino tieni premuto per registrare. Benissimo, ora facciamo finta che abbiamo registrato ciò che dovevamo fare. Ok, adesso andiamo sulla sezione qui in alto e possiamo aggiungere diverso testo. In questo caso è la scrittura in live. Praticamente lui riuscirà a captare ciò che stiamo dicendo tramite ovviamente Siri e aggiungerà del testo all'interno del nostro video. In questo caso ci sta facendo vedere cosa succede. Adesso io mi sto un attimo zitto e poi riprendo. Proviamo a registrare. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Siamo qui oggi riuniti per fare questo video. Vediamo cosa ha scritto. Apple Zain sicuramente non l'avrà inserito. Ok, vediamo. Andiamo a vedere la clip che abbiamo appena registrato. E salve a tutti e ben ritrovati in questo sabato ti va di trovarti in questo nuovo appuntamento. Ok, avrà capito male. Vabbè, ovviamente perché parlo in maniera meno fluida. Comunque, possiamo tagliare il progetto. Quindi scegliere la sezione precisa per poter tagliare il progetto e tenerlo. Possiamo annullare l'audio, eccetera. O possiamo cestinare direttamente la clip. Io ovviamente la lascio. E andiamo a vedere le altre funzionalità. Ovvero, possiamo inserire all'interno di un video la modifica... come il bianco e nero, l'istantanea, il transfer, fade, fumetto. Io provo fumetto perché non ho ancora provato nulla. Quindi quando premeremo play si vedrà ovviamente la scena in fumetto con anche il sotto della scritta che abbiamo appena provato parlando. Poi abbiamo la sezione clips che ci dice quando possiamo utilizzare la localizzazione. Perfetto, ok, perché praticamente ci sono tantissime cose che possiamo utilizzare. Un esempio, questo è 7 aprile, possiamo spostarla, ingrandirla, metterla dove vogliamo. Un classico stickers ovviamente di un classico programma per fare ciò. Poi abbiamo ad esempio questa, andiamo a mettere, che ne so, qui sopra. Ma possiamo anche modificare il testo e scrivere ciao a tutti.
e ovviamente il testo si ridimensionerà da solo. Possiamo applicare il tutto, ma possiamo anche scegliere delle forme, quindi mettere delle forme, che ne so, attorno a un viso, eccetera, eccetera. Ma possiamo anche mettere l'iconcina di, questo lo cancello, l'iconcina di iMessage, molto ma molto bella, della serie, scrivo, AppleZane.net. Bellissimo, bellissima questa funzione, ragazzi, è veramente, veramente bella. L'abbiamo applicata, la possiamo spostare come vogliamo, ridimensionare con le classiche gesture. Possiamo mettere ovviamente anche la localizzazione, l'orario attuale, eccetera. Possiamo mettere praticamente qualsiasi cosa. Cosa anche molto interessante è che possiamo mettere queste, diciamo, cosine qui. Possiamo anche trasportarle all'inizio del progetto. Mi spiego meglio. Io elimino le clip, vi faccio vedere. Elimino tutte le clip. Bene, possiamo iniziare il progetto semplicemente utilizzando una slide iniziale, come in questo caso. Che ne so, buon compleanno. Ok, facciamo finta che è buon compleanno. Lui la scarica perché non ce l'abbiamo ovviamente salvata, perché l'app peserebbe praticamente tantissimo. E andiamo su buon compleanno, teniamo premuto, tipo buon compleanno, vabbè, ok, in questo caso c'è attiva la dettatura, quindi mettiamo nessuno, ok, perfetto, quindi questa la cancelliamo, clip, e facciamo che appaia buon compleanno praticamente così. Okay, ok, cadono le cose, ok, perfetto, quindi ad inizio abbiamo praticamente questa schermata iniziale, in base a quanto teniamo premuto la schermata verrà completata. Possiamo anche inserire tantissime altre cose, ci sono tantissime slide, quindi scarico ad esempio anche questa, tanto dobbiamo fare la videoprova, ad esempio teniamo premuto e ci dice complimenti in questa maniera, una transizione che possiamo mettere anche all'interno delle varie sezioni delle clip, ma soprattutto possiamo anche utilizzare le nostre librerie per la nostra musica. Quindi andiamo su, che ne so, brani, e andiamo ad utilizzare un nostro brano a scelta, che ne so, facciamo, non saprei, facciamo questa canzone, la inseriamo ed ovviamente scegliamo il punto esatto della canzone, ma in questo caso io la voglio mettere tutta, e la canzone si dovrebbe essere inserita, credo di sì, vediamo se si è inserita. Sì, buon compleanno, ci dice ovviamente questo. Possiamo anche utilizzare la canzone buon compleanno se ce l'abbiamo ovviamente scaricata sul nostro iPhone, eccetera eccetera, colonne sonore e via dicendo. Quindi ragazzi, questa è l'applicazione Eclipse. Da questo lato possiamo ovviamente, aprendo il menu a tendina, condividere il nostro progetto o con i nostri amici su iMessage, eccetera eccetera, con i nostri, che ne so, file personali, con, importandolo su iMovie, importandolo su iTunes U, su WhatsApp, WeChat, Telegram, condividere ovviamente anche su iCloud, ma soprattutto YouTube, ragazzi. Quindi possiamo editare dei brevi video facendo dei vlog utilizzando clips e pubblicarli direttamente facendoli da iPhone, in maniera totalmente distaccata da un Mac o un iPad che sia, perché potremmo farlo direttamente da qui, oppure possiamo semplicemente salvare tramite il tasto salva video e mantenerlo ovviamente nella memoria del nostro iPhone. Ovviamente ragazzi, il link per scaricare questa applicazione lo trovate qui sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio per aver visto questo nuovo video, arriviamo a 100 mi piace nel prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane, ciao! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZane.net.